È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo per 4 minuti, prego. Grazie Presidente, illustri colleghi, illustre Presidente del Consiglio e membri dell'Esecutivo, onorevoli cittadini. L'esperienza di questo governo è ormai giunta al suo desolante epilogo. Al di là degli esiti della presente votazione, difatti, è ormai indubbio il fallimento di una classe politica, PD più PDL, del tutto inadeguata ed incapace di rappresentare il desiderio di cambiamento dei cittadini italiani. La situazione è ancora più deludente per la presenza di tanti giovani ministri che in questi brevi mesi, invece di affrontare con coraggio le sfide del presente, hanno preferito seguire la corrente, illudendosi così di poter conservare il proprio potere e i relativi lauti e emolumenti. Per tutti però, prima o poi, arriva il momento della verità. Gli italiani sanno bene che questa classe politica, espressione della tanto decantata stagione delle larghe intese, ha saputo solo spartirsi privilegi e poltrone, dimenticando ben presto le ragioni profonde dell'impegno politico e la responsabilità del governo di un paese importante e prestigioso. Imbarazzante peraltro la totale incapacità del governo di affrontare in concreto i problemi della realtà. Si pensi ad esempio all'affare Telecom e alle superficiali prime dichiarazioni di disimpegno del Presidente del Consiglio, onorevole Letta, evidentemente ignaro dell'importanza strategica della rete e del fondamentale diritto di ciascun cittadino a poterne disporre in modo efficiente e soprattutto sicuro. È stato necessario l'intervento deciso del Movimento 5 Stelle per ricordare alla politica quella che la società conosce già molto bene, comprendendo il fondamentale ruolo delle comunicazioni per lo sviluppo dell'economia e dei diritti. Del resto, cosa ci si poteva aspettare da una classe di giovani vecchi, cresciuti nell'illusione che le privatizzazioni fossero la soluzione ad ogni problema dell'economia, salvo doverne poi constatare gli effetti disastrosi sulle casse dello Stato, sull'efficienza dei servizi e sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, anche in relazione a beni comuni come l'acqua. Analogo supino atteggiamento con il mondo delle banche e della finanza, per poi essere traditi nelle aspettative di sostegno al sistema economico e rimanere dunque inermi di fronte ai crescenti dati della disoccupazione giovanile e della crisi del mondo del lavoro. Orbene, è arrivato il momento di cambiare e di regalare agli italiani la speranza di un futuro migliore. L'invito per questa maggioranza e per questo Presidente del Consiglio è quella di abbandonare il campo e di andare a casa. L'Italia ha bisogno di una classe politica nuova, normale, fatta da donne e uomini capaci e soprattutto pronti ad assumersi le proprie responsabilità con integrità e coraggio. Il Movimento 5 Stelle, che ovviamente voterà no alla mozione di fiducia, è pronto a chiedere agli elettori pieno e convinto sostegno per vincere le prossime elezioni, andare al governo e poter dare così un'effettiva svolta di cambiamento a questo meraviglioso paese. Grazie. Grazie.